nell'ottavo secolo avanti Cristo vengono costruite delle tombe facente parte di una necropoli che ha delle zone che sono delle zone monumentali anche a carattere principesco. Qual è la cosa interessante? Montenegro ha restituito fino ad ora 59 tombe che coprono un arco cronologico che va dall'VIII secolo a.C. fino al IV, e i primi dati appunto consentono di mettere in comparazione alcune di queste sepolture, che sono sepolture monumentali, con altre trovate sul territorio molisano. Penso a San Giuliano di Puglia in occasione del terremoto, penso a Pietra Abbondanti e a San Pietro Avellana. E la particolarità di queste tombe monumentali, che si vedono già dalla struttura della tomba stessa per arrivare poi all'analisi dei corredi di accompagnamento, dei corredi ornamentali del defunto, ci riporta sicuramente a trarre tre conclusioni, diciamo, iniziali. Prima di tutto, una differenziazione sociale. Anche il fatto di sentire l'esigenza di delimitare, segnalare e proteggere alcune sepolture trova poi riscontro nei ricchi ornamenti che compongono poi il corredo. In questo caso parliamo di una tomba che è del VII secolo a.C. Come vedete, il corredo è posto in una nicchia sul lato destro del defunto ed è un corredo ricchissimo sia per la parte vascolare che quella ornamentale. Ci consente tra l'altro di fare delle iniziali di farci delle iniziali idee su quelli che possono essere stati anche delle testimonianze di scambi vivaci con altre porzioni di territorio centro italico, perché abbiamo la presenza di Bucchero, che è tipicamente campano, ma abbiamo anche presenza di ceramica geometrica che invece proviene soprattutto dalla Puglia. Sempre a Montenero di Bisaccia, in un'altra tomba